In questa sezione torniamo un attimo indietro, cioè riprendiamo nuovamente il discorso sui vettori, che abbiamo per la verità già introdotto e di cui abbiamo già parlato in maniera abbastanza abbondante, quindi molti probabilmente staranno sbuffando in sezioni precedenti, prima di parlare di matrici e determinanti. In realtà, prima di parlare degli spazi vettoriali, abbiamo parlato già di vettori, e adesso un po' andiamo a ripetere un po' tutto in maniera ancora più dettagliata, quindi è probabile che molti si vadano a annoiare in tutto questo, però come detto il discorso sui vettori è un discorso che viene fatto in fisica, viene fatto in chimica, viene fatto da quasi tutti gli studenti, hanno fatto almeno 3-4 volte nel corso dei loro studi i concetti di vettori, quindi probabilmente quello che andrò a dire adesso sono cose già dette, trite, ritrite, già dette. Allora, vediamo subito di parlare intanto del campo di gioco dove stiamo, diciamo, gareggiando, è il cosiddetto spazio ordinario. Lo spazio ordinario è sostanzialmente, detto in parole povere, uno spazio vettoriale dei reali affine su se stesso. Lo indichiamo con V con n dei reali, appunto, no? V2, V3, insomma, a seconda che parliamo di appunto due dimensioni o tre dimensioni. Allora, diciamo subito che riparliamo quindi di un vettore V. Allora, un vettore V applicato in questo punto O, si definisce ovviamente un segmento eventualmente del genere avente un estremo in O, l'estremo O è chiamato estremo vincolato. Se P, questo qui è P, è l'altro estremo, qui ce ne sono tre di vettori, no? Supponiamo di considerare questo vettore P, O è chiamato, come sappiamo, l'estremo vincolato, che poi è l'origine, P è un altro punto chiamato estremo libero. Il vettore si indica con questo simbolo V o anche appunto P. Vedete che sopra le due lettere V e OP ho messo una freccia, queste frecce le ho sempre messe naturalmente nei precedenti video. Ecco, queste frecce sopra i vettori ci ricordano che stiamo parlando di segmenti orientati che hanno un valore preciso, una misura precisa, una precisata direzione e un verso anch'esso precisato. O, che abbiamo detto essere estremo vincolato, si chiama anche punto di applicazione del vettore. Attenzione che quindi scrivere OP o scrivere PO può non rappresentare, anzi non rappresenta necessariamente la stessa cosa, in quanto anche se OP e PO sono comunque lo stesso segmento orientato, parliamo di vettori applicati in maniera differente. Ora, fatto questo discorso, consideriamo due vettori, li ho rappresentati qua, OP e OQ, no? Quindi OP ha estremo vincolato in O, estremo libero P, punto di applicazione in O, OQ estremo vincolato in O, estremo libero in Q. Questi due OP e OQ appartengono appunto, supponiamo che appartengano allo spazio ordinario. Si dice che OP risulta essere parallelo a OQ, e anche questo lo abbiamo già visto, il parallelismo si può indicare con queste due stanghette qua o anche con due stanghette verticali. Io solitamente li indico con due stanghette così in diagonale, ma moltissimi li possono indicare anche così con due stanghette verticali, è la stessa cosa. Quindi diremo che OP è parallelo a OQ, sostanzialmente se i punti O, P e Q si trovano allineati. Inoltre, se questi due vettori OP e OQ sono non nulli, in pratica si va a dire che essi sono concordi se hanno lo stesso verso, sono discordi se hanno versi differenti, se hanno versi distinti, così per meglio dire. A questo punto non consideriamo più due vettori, consideriamone tre. OP, OQ e aggiungiamo anche OR, eccolo lì. Vedete, c'è quell'R lì, estremo libero, no? Ecco, questi tre vettori, OP, OQ e OR, si dicono complanari. Complanari significa, ovvero che appartengono allo stesso piano, stanno sullo stesso piano, se in questo caso i punti O, P, Q ed R, in pratica sono sullo stesso piano, se questi punti sono complanari. Ora, se adesso, questo non l'avevamo in realtà già visto,
Se adesso nello spazio ordinario fissiamo una certa unità di misura, possiamo indicare con questa lettera U, possiamo indicarla un'unità di misura qualsiasi fissata nello spazio ordinario, e supponiamo che il vettore P appartenga anch'esso allo spazio ordinario, bene, si indica con questo simbolo qui, e anche questo l'abbiamo già visto, si può anche non mettere la freccia, in alcune notazioni non la trovate. Questo simbolo qui rappresenta proprio la quantità, la lunghezza del nostro vettore P rispetto proprio ad una fissata unità di misura appartenente allo spazio ordinario. Questa quantità, questa lunghezza è chiamata modulo del vettore OP. Facciamo notare, l'abbiamo già detto anche questo, che i vettori che hanno modulo pari a 1, lunghezza pari a 1, quindi se questo è 1, si chiamano versori. Cominciamo dal piano ordinario VDR2 e poi continueremo con lo spazio ordinario VDR3, V2, no? Questo è il piano ordinario V2 perché siamo in due dimensioni. Introduciamo appunto un sistema di riferimento cartesiano ortogonale appartenente evidentemente al piano ordinario e fissiamo un'unità di misura, come abbiamo detto prima, unità di misura U naturalmente appartenente a VN, noi in questo caso al piano ordinario V2. Un sistema di riferimento cartesiano ortogonale OIJ è proprio caratterizzato dai seguenti enti. Intanto abbiamo un punto O, l'origine O del sistema di riferimento, poi abbiamo un versore I, ricordiamo che i versori abbiamo visto e sono vettori aventi lunghezza unitaria, modulo unitario, un versore I che è applicato in O, un versore J anch'esso applicato in O, è tale che il versore I sia proprio sovrapposto al versore J con una pari, con una rotazione in verso antiorario attorno all'origine di 90 gradi. Le direzioni dei versori I e J, ricordiamo che la direzione di un vettore I e J sono versori che sono vettori con modulo di lunghezza unitaria, ricordiamo che la direzione di un vettore è proprio la retta su cui giace il vettore, la retta di appartenenza, la retta di applicazione del nostro vettore. Quindi quali saranno le direzioni dei versori I e J? Beh, saranno proprio gli assi chiamati asse delle ascisse, l'asse delle X, l'asse delle ordinate, l'asse delle Y. Mentre invece i versi dei versori I e J sono proprio il semiasse positivo delle X e il semiasse negativo positivo delle Y. Quindi i versi dei versori I e J sono sostanzialmente il semiasse positivo delle ascisse e il semiasse positivo delle Y. Ho detto negativo perché ho fatto un lapsus, i versi opposti ai versori I e J saranno quindi i semiassi negativi rispettivamente delle X e delle Y. Scusa, ora se indichiamo, come vedete, con X e con Y, due punti rispettivamente nei semiassi positivi delle ascisse delle X e delle ordinate delle Y, questi due punti UX e U con Y sono a distanza 1 pari a 1 dal nostro punto O, dalla nostra origine del sistema di riferimento. Questi UX e UY sono proprio gli estremi liberi dei versori I e J. Quindi UX e UY sono proprio gli estremi liberi, il nostro punto P e Q di prima, dei versori I e J con l'estremo vincolato che è il punto O, l'origine del nostro sistema di riferimento. Detto questo, se fissiamo infine un punto P, nel nostro naturalmente P appartiene sempre a V2, al nostro piano ordinario, e consideriamo le rette parallele, non so, indichiamole con R di Y ed R di X, rispettivamente parallele ad Y ed X, esse intersecano i due assi X e Y, rispettivamente nei punti di ascisse X con P e di ordinate Y con P. E a questo punto possiamo dire che le coordinate del punto P sono allora X con P e Y con P. Quindi quando andiamo a scrivere P uguale X con P, Y con P, questa non è un'uguaglianza, quanto più che altro è meglio dire che P, infatti io te ne dico con tre lineette, è meglio dire che, P appartiene al nostro piano ordinario R2, V2, e che rispetto al sistema di riferimento cartesiano ortogonale O, I e J, possiede ascisse X con P e ordinata Y con P. Inoltre, infatti, questa coppia, X con P e Y con P, proprio dipende dalla scelta del nostro sistema di riferimento OIJ e anche dalla scelta dell'unità di misura, perché a seconda della scelta le cose effettivamente cambiano.
Questo è quello che possiamo dire riguardo questo. Una ultima precisazione, facciamo una piccola precisazione e poi passiamo naturalmente a parlare dello spazio ordinario V3. Detto questo, è molto importante fissare un sistema di riferimento cartesiano e avere quindi un sistema di coordinate, punto P, di coordinate x, t, e y, p. Per esempio, speriamo di voler calcolare la lunghezza del segmento AB, no? Con A, supponiamo di coordinate x con A, ascissa y con A ordinate, e B di coordinate ascissa x con B per ordinata y con B. Bene, in questo caso, vedete, è sufficiente applicare il teorema di Pitagora al triangolo ABC, perché il triangolo ABC, vedete, è retto in C, in quanto, come vedete, queste due rette sono rispettivamente parallele all'asse delle ordinate y e all'asse delle ascisse x, pertanto formano, così come xy formano con l'origine O un angolo di 90 gradi, anche queste, essendo parallele, formano anch'esse un angolo di 90 gradi. Pertanto il triangolo ABC è rettangolo in C e pertanto si può applicare quindi il teorema di Pitagora al triangolo ABC, scrivendo che il nostro AB, ovvero la nostra distanza, ovvero modulo del segmento AB, è proprio data da la radice quadrata, proprio per Pitagora, della differenza fra x con A e x con B al quadrato più la differenza fra y con A meno y con B al quadrato, no? Conoscete tra l'altro la formula infatti della distanza fra due punti utilizzata già in geometria analitica. Bene, come abbiamo fatto a questo punto per un per lo spazio ordinario V2 di R2, il piano ordinario V2, bene, per lo spazio ordinario V3, stesso discorso, possiamo fissare un sistema di riferimento cartesiano ortogonale O, I, J, K, naturalmente appartenente allo spazio ordinario V3, e possiamo considerare i seguenti enti, così come abbiamo considerato gli enti nello spazio, nel piano ordinario R2, V2. Abbiamo O, che come al solito è appartenente allo spazio ordinario V3, è l'origine naturalmente del nostro sistema di riferimento, no? Poi abbiamo che i versori I e il versore J, ricordiamo ancora vettori aventi modulo unitario, applicati in O, sono tra di loro ortogonali, sono perpendicolari. Poi abbiamo un versore, eccolo qua, K, anch'esso applicato in O, è anch'esso perpendicolare, attenzione, al piano contenente i due versori I e J, è tale che la terna di versori I, J e K sia orientata proprio come l'indice, il medio, come l'indice I, il medio J e il pollice K della mano destra, eccola qua. E infatti la regola dell'orientazione dei tre versori J e K è proprio chiamata regola della mano destra. Faccio notare che non tutti apprezzano questa regola, i fisici per esempio parlano di regola della vite, ce ne sono tantissime però di regole che stabiliscono proprio l'orientazione dei versori I, J e K. Ora, come abbiamo fatto nel piano ordinario, o fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale OIJ precedentemente, anche in questo caso le direzioni dei tre versori I, J e K sono evidentemente gli assi delle X, gli assi delle Y e l'asse delle quote, cosiddetto delle Z, no? Asse delle ascisse, asse delle X, asse delle Y e l'asse delle ordinate, l'asse delle quote, anche detto asse delle Z. D'altronde, queste tre sono le tre rette di giacitura dei tre vettori di modulo unitario, dei tre versori IJK. Il loro verso, ovvero il verso dei versori IJK, sarà corrispondente alla semiasse positivo rispettivamente delle ascisse delle X, delle ordinate delle Y e semiasse positivo delle quote, ovvero delle Z. I versi opposti ai versori IJK ci vengono stabiliti evidentemente dai semiassi negativi, e qui non sono fatti figurare, ma sarebbe basta tratteggiarli, delle ascisse, delle ordinate, evidentemente delle quote. Ora, anche in questo caso, come abbiamo fatto in precedenza, se scegliamo tre punti U con X, U con Y, U con Z, sempre naturalmente nei tre semiassi positivi rispettivamente delle ascisse, delle ordinate, delle quote Z,
che siano a distanza pari ad 1, come prima, dall'origine O del sistema di riferimento, siano questi estremi liberi proprio dei versori I, J e K. Ora, anche in questo caso consideriamo un punto P, consideriamo tre piani, il piano P greco X, il piano P greco Y e il piano P greco Z. Cominciamo già a familiarizzare con la notazione di piani, che di solito si tende a indicarli con le lettere dell'alfabeto greco, alfa, beta, in questo caso l'ho indicato con P greco. Consideriamo appunto i piani P greco X, P greco Y e P greco Z, che siano passanti per il punto P, e naturalmente paralleli rispettivamente al piano YZ, contenente cioè le assi delle ordinate e delle quote, al piano XZ, eccolo qui, che è il piano contenente gli assi delle ascisse e delle quote, e il piano XY contenente gli assi delle ascisse e delle ordinate. Tali piani YX, YX e YZ, evidentemente sono questi tre, intersecano proprio i tre assi X, Y, Z nei punti, di ascissa X con P, di ordinata Y con P e di quota ZP. Bene, quindi in questo caso, anche come abbiamo fatto prima, è possibile calcolare la distanza, la lunghezza, il modulo del segmento, di un segmento AB generico con A avente coordinate X con A, Y con A, Z con A, e B avente coordinate Y con A, e B avente coordinate X con B, Y con B e Z con B, quindi A, ripeto, coordinate X con A, Y con A, Z con A, B coordinate X con B, Y con B e Z con B, con la formula precedentemente, ovvero la radice quadrata del aperta tonda X con A meno X con B al quadrato più Y con A meno Y con B al quadrato più Z con A meno Z con B al quadrato. Bene, questo discorso introduttivo, forse magari per alcuni un po' noioso, ma comunque importante, e inizia questo capitolo riguardante una parte, diciamo, non geometrica, ma comunque una prima parte di un primo massaggio della parte geometrica che poi tratteremo in futuro. Nel prossimo video parleremo appunto delle operazioni riguardanti i vettori, molto importanti per poi continuare a parlare appunto di questo argomento. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!